Colgo l'occasione per cercare di rispondere ad alcune delle domande che sono state fatte, tenendo un po' il filo del lavoro emendativo che è stato fatto finora in commissione e ivi compresi gli emendamenti depositati di fatto nel fine settimana dai relatori. Due questioni, l'articolo 55 e quindi il contenuto della proposta del governo, i nostri emendamenti, veniva chiesto quali sono le ipotesi alternative e l'emendamento del relatore. Io riprendo il tema in questo senso. Noi, diceva bene, secondo me, Titi Di Salvo intervenendo, apprezziamo molto che nella stessa legislatura in cui la norma di contrasto sul fenomeno è stata abolita, quella norma venga ripresa, riaffrontata, che quindi il tema sia assunto come tema di reale criticità e ci sia un impegno del governo per il tramite del ministro a trovare le strade per, fin da subito, ripristinare una norma di contrasto. Perché ho detto trovare le strade per? Perché non sfugge a nessuno che nello stesso Parlamento che ha abrogato la norma, difficilmente la norma può essere riproposta esattamente nelle forme che hanno portato alla sua abrogazione. È una tautologia, ma mi pare il caso di ricordarlo, insomma. Ed è evidente quindi che nel testo del governo, che pure noi riteniamo debba essere significativamente, possa essere significativamente migliorato, ci sono le conseguenze, gli esiti di questa riflessione. C'è quindi l'assunzione dell'urgenza di ripristinare una norma di contrasto, ma c'è la necessità di farlo all'interno di una compagine parlamentare in cui gli equilibri politici sono quelli noti e in cui evidentemente le opinioni sulla efficacia o maggiore o minore o sulle difficoltà contenute nella norma precedente sono opinioni ancora non coincidenti, diceva prima Barbara Saltamartini, che per l'appunto la loro proposta, già depositata alla Camera a confronto con quella del PD su una nuova norma di contrasto sulle dimissioni in bianco, non prevede alcune delle procedure previste dalla 188, in particolare non prevede lo strumento dei moduli a numerazione progressiva, eccetera.